Roberto Colonnello, sono vicepresidente del PNLUG. Stasera il PNLUG è assolutamente ben rappresentato, abbiamo il presidente e il fotografo, abbiamo il tesoriere, abbiamo una serie di consiglieri. E per chi non c'era alla prima serata, un paio di informazioni di servizio. Dall'anno scorso siamo un'associazione a tutti gli effetti, con tutti i pro e i contro, più pro naturalmente. E quindi per crescere abbiamo bisogno di una mano di tutti, e quindi il primo aiuto che potete darci è associarsi. E stasera mi metterò in un angolo e farò le veci del segretario. Come capite, la nostra associazione è molto vivace, quindi i ruoli si possono scambiare tranquillamente. Buonasera. Ciao. E anche stasera troverete il modulo di feedback, è quello più bruttino nero, ma insomma cercate di essere buoni, siamo giovani, abbiamo bisogno di consigli, le critiche tenetele per la prossima volta. E siamo un po' dispiaciuti che il numero è sempre un po' in di sotto delle nostre aspettative, quindi se avete qualche consiglio in questo senso datecelo, perché vorremmo riempire sale di queste dimensioni. Relatori donne, è molto bello. Com'è? Relatori donne molto belle e buffet gratuito. Quando vedi il buffet, quello è poco sicuro. Allora, dopo la presentazione che abbiamo fatto settimana scorsa col presidente, questo è il primo incontro, diciamo, tecnico. Il nostro ospite di stasera è Stefano Morandi, che fra le varie cose è anche uno degli amministratori. È uno degli amministratori dei nostri sistemi, e quindi quello che ci comanda, il vero comandante della nave, lui, perché se ci taglia fuori siamo fritti. E gli incontri proseguono come da calendario, hanno cadenza quindicinale ogni giovedì. Vi ricordo che c'è questa location e poi c'è anche la biblioteca dove abbiamo fatto il primo incontro. E io direi che Stefano puoi fare la tua entrata scenografica. Io mi defilo e sono a disposizione per chi vuole associarsi e chi vuole anche altre informazioni. Buonasera. Siamo una situazione low cost, eh? Sì, tutte le informazioni sono sul sito, il materiale lo trovate, l'iscrizione il primo anno è a 5 euro e la tariffa rimane tale sia per gli studenti che per gli over 65, mentre dal secondo anno chiediamo un pochino di più, che si passa a 15. C'è la possibilità di fare una donazione all'associazione, quindi da 5 in su, si può prendere l'ambito ruolo di socio sostenitore versando 4 volte la quota di iscrizione. E piccola chicca, stiamo lavorando proprio in questi giorni per preparare la Linux Arena, che è l'evento che si tiene all'interno della fiera del radioamatore. Quest'anno casca il 27 e il 28 aprile, e più siamo più faremo le cose per bene, quindi vogliamo vedervi anche là, insomma. A testa. Grazie. Allora, la serata di oggi sarà ovviamente dedicata a Raspberry Pi, poi vediamo un attimino come funziona. Sarà sostanzialmente divisa in due momenti. Il primo, in cui farò un'introduzione del prodotto, molto veloce, nulla di particolare. La seconda, in cui vi farò vedere due applicazioni, diciamo, di Raspberry Pi. Il primo è un'installazione normale di un equivalente Debian per Raspberry, e invece la seconda è il classico centro multimediale per il quale Raspberry Pi funziona molto molto bene. Sono solo due delle possibilità che questa piattaforma ci mette a disposizione, ma se no ovviamente poi si tirava avanti. Allora, cos'è Raspberry Pi? Allora, intanto ve lo do, se volete farvelo girare. Questa è una sua bella scatolina trasparente, così si vede anche che cos'è. Allora, è un PC a tutti gli effetti, un PC a bassissimo costo, in realtà poi il costo effettivo sono quei 30 euro che avete riportati lì, in più poi ci sono dei costi accessori che fanno lievitare il costo totale, no?
comunque non supera, diciamo, qualche decina di euro. Va però un attimino inquadrato, cioè non è che posso dire vabbè, ho il mio PC con 4 core, 8 giga di RAM e quello che volete, lo butto via e lo sostituisco con un altro interno. Ovviamente ha uno scopo ben diverso. Nasce essenzialmente come progetto per l'insegnamento dell'informatica. L'insegnamento dell'informatica vera e propria, cioè quella che si faceva in realtà quando, ahimè, a scuola ero io. Quindi verso la fine degli anni 80 e i primi anni 90, quando non si insegnava ai ragazzi a usare un elaboratore di testo piuttosto che un programma di fotoritocco, ma si insegnava ai ragazzi che cos'è un elaboratore di testo, come funziona e come un PC si può interfacciare con variabili, periferiche più o meno variabili. Il progetto iniziale prevedeva che la piattaforma non facesse assolutamente nulla, ed era, si accende e parte un interprete Python. Python è un linguaggio di programmazione molto diffuso e particolarmente adatto alla didattica. Poi il progetto si è evoluto, ha detto bene, ci siamo, tiriamolo un po' più grande, ma il file finale della piattaforma Raspberry sta appunto a indicare il Python interpreter che avrebbe dovuto lanciare in automatico all'accensione. Il progetto è nato pensando di realizzare hardware e software davvero. Raramente questa è una buona idea, soprattutto nel mondo moderno, per cui si decise invece di utilizzare tutte componenti che avessero un cuore aperto, sia dal punto di vista dell'hardware sia dal punto di vista del software. Quindi tutti i progetti hardware sono aperti e ovviamente il sistema operativo di riferimento in quest'ambito è ovviamente Linux. La scelta del chip, poi vediamo un attimino le caratteristiche, è quella di un chip ARM 11, che è sostanzialmente lo stesso sistema che c'era negli iPhone fino alla quarta generazione. Quindi se voi smontate un iPhone 3, dentro c'è l'equivalente di un Raspberry Pi. Il progetto è ancora molto giovane in realtà, ormai ha preso piede ed è molto diffuso, ma tutto sommato ha festeggiato proprio a inizio anno il suo primo effettivo. A febbraio 2012 c'è stato il lancio ufficiale, a febbraio 2013, cioè il mese scorso, si è spenta la prima candelina, a dire viva e viva, siamo ancora qui. Appena uscito fu un boom incredibile, ne produssero poche migliaia di esemplari e furono spazzolati immediatamente, tant'è che io lo ordinai, se non ricordo male, a maggio del 2012 e mi arrivò a settembre. Discreta attesa. La piattaforma è rimasta più o meno quella soprattutto agli inizi del 2012, con la grande novità a ottobre, quindi all'inizio dell'autunno dell'anno scorso, con la realizzazione della nuova versione con ben 512 MB, una sciccheria non da poco. Da ottobre 2012 poi il modello è sostanzialmente quello, e quindi qualsiasi acquisto che facciate ora riuscirà con il modello nuovo. Una nota per i nostalgici come sottoscritto: uno dei progettisti è David Baer, e se qualcuno di voi riconosce il Cobra MK3 che c'è dietro, è quello del videogioco Elite, forse uno dei più famosi videogiochi per Commodore 64 e successivi degli anni 80. Cosa interessante, l'anno prossimo ne uscirà il seguito 35 anni dopo il primo. Il che voglio dire è un passaggio. Non è previsto, ahimè, il porting per aspettare. Il che mi è piaciuto un attimino, perché insomma poteva essere, ma effettivamente chi ha fatto girare un videogioco moderno ha perfettamente chiaro che non può girare su una piattaforma del genere, ahimè. Allora, queste sono le caratteristiche tecniche del nostro Raspberry Pi.
il processore è un, quello che si chiama un system on chip, cioè non c'è il processore, la RAM, le schede di I/O, ma è un cipettone unico che incorpora, diciamo, tutte queste funzionalità. Ovviamente un'integrazione così spinta ha il vantaggio di ridurre enormemente i costi, ha lo svantaggio che perdi in flessibilità. Non c'è la possibilità di infilare un banco di RAM se mi serve più RAM. Esce così e così ce lo teniamo e fine della fine. Nessuno si è mai lamentato con un Xbox a dire che mi mancava RAM, eccetera, eccetera. Per cui scalate verso il basso, ma il concetto ovviamente rimane quello. Il processore, l'abbiamo già visto, è un ARM a 700 MHz. Le ultime versioni, poi vedremo durante l'installazione, consentono un overclock, quindi di spingere la frequenza del processore fino alla soglia del gigahertz. Con calma, cioè, non è che uno attacca e va a gira. Però, diciamo, è previsto, il software che esce con il Raspberry Pi ci consente di farlo, quindi non è un'impostazione da smanettone col saldatore a cambiare ponticelli, ma effettivamente si può fare. Integra una scheda video VideoCore 4 che è compatibile, o meglio, accelera le librerie grafiche 3D OpenGL 2 ed è in grado di riprodurre filmati in Full HD, da cui ovviamente subito tutti a fare i play a Goku, ma questo era abbastanza scontato. La RAM, perdonate, questa è rimasta 512, 256, 512, ora sono solo 512 e basta. Le porte di uscita invece sono rimaste quelle. Abbiamo, ahimè, soltanto due porte USB 2, una porta RAM, anche perché fisicamente poi non ce ne sta stata una. Non c'è un'uscita VGA o DVI, quindi dovete necessariamente dotarvi di un monitor o di una TV con ingresso HDMI. Io non ce l'ho. O di un cavo HDMI. O di un cavo, ovviamente, sì, come dire, di un adattatore o di un convertitore HDMI di via. Da cosa deriva secondo te la scelta che non hanno mai messo il VGA tradizionale? Se metti VGA devi avere un convertitore digitale analogico, quindi okay, alla fine è un altro pezzo, un altro costo. Come immagino? Qui esci invece dritto. In digitale. Poi VGA è uno standard che sta andando a morte. VGA, pensavo alle prime versioni, un paio d'anni fa. La cosa interessante è però il bit composto. Quindi alla fine puoi uscire VGA. E ovviamente l'uscita audio nel caso in cui tu ti attacchi a un dispositivo di video. La scelta di uscire ovviamente solo con l'HDMI e non con il DVI o solo con la VGA è dovuta al fatto che così possono sfruttare le televisioni moderne e immediatamente avere un media center senza avere cavetti convertitori e ammenicoli esterni. C'è una porta GPIO che è quella che vedete qua ed è quella con tutti i pin sulla scatola, e questa serve a collegare dispositivi esterni, dispositivi non stampanti o cose del genere, proprio device per cui mi faccio il circuito integrato io per farlo funzionare. E da qualche parte che non so, ma è uno di quelli verticali, c'è un attacco CSI2 per le videocamere, per cui si può integrare una videocamera che, se non ricordo male, arriva fino a 30 o 60 frame al secondo in bassa risoluzione. E quindi consente ovviamente a un'altra tipologia di applicazioni che non sia ovviamente quello proprio più banale. Ripeto quello che ho detto prima, tutto il progetto, quindi compreso gli schemi hardware, sono belli. Nessuno vi vieta, armati il saldatore, comprarvi il cliente. Allora, consiglio a chi dice bello bello bello, vediamo, vado, compro, prendo. Allora, lista della spesa da fare prima di acquistare un Raspberry Pi. Un alimentatore deve essere veramente, veramente buono. Raspberry Pi
sull'utilizzo normale, quindi non facendo riproduzione di film in HD, perché ovviamente il carico sulla macchina è decisamente migliore, ma se lo uso come PC normale, tecnicamente potreste alimentarlo da una porta USB. Quindi io potrei avere, come ho fatto io per un certo tipo, il NAS, il mio NAS di casa, porta USB attaccato a Raspberry Pi. Teoria. Il problema è che basta un attimino di corrente non perfetta e il poveretto schianta in maniera abbastanza brutale. Sotto carico non vi dico ovviamente. Ma schianta perché crasha o schianta perché non si brucia? No, schianta perché crasha, cioè non gli arriva abbastanza corrente e lui lo muore. Poi in realtà stacchi, riattacchi e riparte. Ah, oddio, magari se esageri puoi no, causare no, bagnate, no, ma... Non è che le soglie sono sempre di 0,1 sì, volt, però vuol dire se mi si brucia perché no, 0,1 volt di... No, no, l'alimentazione deve essere buona perché altrimenti la macchina semplicemente non va. Scusi, consigli per gli acquisti. L'alimentatore per me è stato sempre un problema trovarlo. Allora, sui siti che lo vendo, che vendono Raspberry Pi, non su tutti, ti danno l'alimentatore in bundle. Ti danno diverse possibilità. Come per i PC, consiglio al di là di tutto, se dovete investire due soldi, investite nell'alimentatore. Perché potete avere il PC più bello del mondo, ma se l'alimentatore è scarso, vi schianta la macchina in 2x3 e tutti a dire è colpa di Windows, è colpa di Windows. È colpa di un alimentatore effettivamente. Nel caso del Raspberry Pi può essere effettivamente questa la causa. Verificate la compatibilità, l'attacco è il mini USB, quindi in realtà lo potete alimentare anche quello dell'iPhone, dire, non è che è il caso vostro. Beh, esatto, quello dell'iPhone no, quello dell'iPad sì, perché era abbastanza corretto. Ma si può anche utilizzare un alimentatore diciamo sovradimensionato? L'importante è rientrare nelle tolleranze, adesso non mi ricordo quali siano le tolleranze in ambito di voltaggio. Cioè in linea di massima io vorrei andare a 4000, basta che il voltaggio deve essere giusto, l'importante è che eroghi almeno quella corrente. Ma sono tipo un alimentatore del cellulare? No, dipende da quello che non gliela fa, quello dell'iPad invece dipende che ha uno stadio di stabilizzazione, sembrerebbe il condensatore uno stabilizzatore così. Adesso io non entro nei dettagli di elettronica perché non è il mio campo. Il connettore, il condensatore e il stabilizzatore. Dovrebbe fare adesso. Però ecco, comunque c'è bisogno di un alimentatore. C'è bisogno di un buon alimentatore. Buono nell'ambito ovviamente di un alimentatore di quel tipo lì. Quindi non sono 500 euro di alimentatore, sono quelli 30 euro. Anche meno sono visto come tutti i siti costano. Però appunto ecco, verificate sui siti dove acquistate la Raspberry Pi, c'è la lista degli alimentatori, quello che vi dà più garanzia. Ovviamente il problema cos'è? È che se io ho solo due porte USB, cioè mouse e tastiera, fine, e la schedina WiFi per attaccare la rete di casa, dove la metto? Per cui mi serve un hub USB. Hub USB che necessariamente deve essere alimentato, perché altrimenti quel po' di corrente che il mio alimentatore mi dà se la mangia l'USB e mi schianta di nuovo. Anche qui l'alimentatore USB ce ne sono da 5 euro, da 50 euro, vedete un po' voi, ma se vi si schianta perché la scheda collegata alla USB non riceve abbastanza corrente, non è proprio bello, soprattutto se avete collegato la scheda di rete, per cui trovate la rete che va, non va, si perde il segnale perché non c'è corrente sull'alimentatore. Schede SD, queste vabbè, ormai ce ne sono cani e porci, il minimo è 2 giga perché poi... Dimmi. Sulle schede SD, perché ad esempio vanno bene qualsiasi tipo di schede SD normali o ci sono problemi con alcuni formati sopra tipo 32 giga? Perché tipo alcuni lettori SD vecchi avevano problemi, questo non credo perché non ho visto nessun problema del genere. Tieni presente che almeno per quello che è il modo in cui io la utilizzo e vedo che normalmente si utilizza, la scheda SD non ci fai IO sopra,
ti serve per fare il boot del sistema, dopodiché o vai via rete o vai via USB. Mm. Quindi è proprio la cosa più piccola che possa funzionare, la si mette lì. No, anche perché poi scrivi e leggi su un device che tutto sommato non è fatto per fare quel tipo di lavoro, cioè leggo, scrivo, leggo, scrivo, leggo, scrivo, ma anche no, insomma, come dire. Dopodiché ovviamente poi uno ci può fare quello che vuole. Anche lì, al solito, migliore la scheda, migliori sono le performance, ovviamente. Supporta anche SD, HD? Tutti i formati SD qualche cosa in teoria sì, non entro, non ti dico certo, ci mancherebbe altro, poi se guardi ne ho due, sono tutte diverse, vanno tutte e due, quindi perfetto. SD cazzi funziona, tutto SD cazzi funziona. No, ti dico, questa è un SD HC che funziona. Ah, ok. Diciamo che questi tre sono quelli che assolutamente sui quali investire quella manciata di euro in più, non volete. Dopodiché, se volete divertirvi, io mi sono preso una tastiera e un mouse wireless, questa qui, tastiera con trackpad mio, costa più questa che tutto. Però, voglio dire, stare sul divano a sbaccarti con la tastierina così non è male, eh? Ci fai la tua porca figura. Una scheda wifi, qui apro una piccola chiosa perché effettivamente può essere una bella rogna. È una piattaforma ARM, non è una piattaforma x86, non ci sono tutti i bei pacchetti, pacchettini, trucchetti, trucchettini che ci sono sui portatili o sui PC per far funzionare una scheda wireless qualsiasi. Il consiglio è, vi vendono i bundle Raspberry Pi con scheda wifi abbinata, quella dovrebbe funzionare e quindi andate per il basso. Controllate sempre, perché vi capita magari quell'unica scheda con quell'unico chipset che non è supportato e ci passate 4 giorni a tirar giù sciroccate. C'è la lista sulla wiki? C'è non tanto la lista sulla wiki quanto te li trovi già su Amazon, non lo so a dire il vero, ma su RS, su Element 14, tutti quei siti lì che le vendevano appena usciti, hai solo le schede wifi compatibili in mano. Dopodiché vi arriva nuda la schedina a casa. Il case trasparente fighetto che vi ho fatto girare, o uno fatto a mano, o uno fatto con una stampante 3D. Questo per dirlo a casa. E si trovano a poco, potete inventare, potete anche usare la scatola di formaggio, non fa fregare di meno, ovviamente, alla schedina, o potete lasciarlo nudo, appeso su un tavolino incompensato, vedete un po' quello. Scalda tanto. Allora, siccome appunto, sto per dire, non ha un processore che necessiti dissipatori, ventole, non ha nessuna parte mobile, potete metterlo dove volete. Chiaro che se lo chiudete in un maglione di lana forse non è il posto migliore dove metterlo, però ecco, il concetto è quello. Se invece pensate di overclockarlo, quindi di spararlo verso il gigahertz di frequenza, allora vendono anche i kit con i dissipatori da appiccicarci sopra. Però ecco, diciamo che mentre i primi tre pensateci bene, se acquistate cose di qualità, il resto vediamoci un po' dove viene. Che ci gira su Raspberry Pi? Perché poi il problema è, ho un bellissimo giocattolo, ma se non c'è il software ne faccio veramente poco. Prima che vai avanti, spesa 100-150, no, tutta la cosa figa. No, meno. Io ne ho presi due con la tastiera, spediti dal Regno Unito, ho speso 90 euro. Comprensiva la tastierina? No, la tastierina vera. Ah, ecco. Tastiera vera, tastiera normale, USB, per capirci. 90 euro di tutti e due? Di due più... No, no, uno era un Raspberry Pi con il case, l'altro era proprio il pacchetto, quindi Raspberry Pi, alimentatore, tastiera, mouse... E in tutti e due 90 euro? Tutti e due 90 euro, una roba del genere. Poi adesso magari è meno, ma l'ordine è quello. Secondo me
tenete presente che 9 volte su 10 una vecchia tastiera a casa l'avete. Un mouse anche, l'unica cosa su cui effettivamente c'è una spesa da fare è i Raspberry Pi, il case da metterci sopra e l'hub USB. Forse qualche cavo. Sì, i cavi ovviamente, se non avete un cavo HDMI a casa va comprato, e quello probabilmente costa. Quello costa di più del forse. Ho visto però sul sito che ho mangiato non costavano poi così tanto i cavi. No, anche l'HDMI. Come sono calati adesso, non ricordo che. Sì, spero di sì, perché una volta era delle legnate. Ho fatto un conto sui 50 euro con tutti i cavi. Ecco, fai conto, sì, un sistema completo, una cinquantina di euro lo si porta a casa, senza tanti problemi. Dicevamo, cosa ci si mette su? Ci sono distribuzioni generiche, tutte basate ovviamente su Linux, e distribuzioni specializzate. In questo caso il termine distribuzione forse è un po' fuorviante, ma diciamo che c'è l'equivalente dell'immagine ISO generica o specializzata. Generiche, ovviamente sul sito ne trovate praticamente solo tre, ormai credo che Fedora in realtà non ci sia proprio più, che è una Raspbian, quindi è sostanzialmente una distribuzione Linux basata su Debian, ricompilata ovviamente per lavorare sul piccolaro. Fedora, che era la prima che avevano usato, ma poi è stata decisamente abbandonata, e un'altra basata su Arch Linux invece, che come tradizione delle distribuzioni Arch dovrebbe essere quella più performante fra le tre. Se invece avete già in mente di utilizzarlo in un determinato ambito, ce n'è una marea in realtà. Qui ce ne sono soltanto alcune. La prima è in realtà dedicata essenzialmente agli sviluppatori, per chi sviluppa utilizzando le librerie, il toolkit del Qt, in particolare il Qt5, c'è una distribuzione già con tutto il framework installato. Per chi invece ha intenzione di farsi il Media Center, due sono le distribuzioni più interessanti, Rasp, BMC e OpenMRV. La prima è sostanzialmente una Raspbian ottimizzata per lavorare con il media player, OpenRC non so bene su cosa si basi, ma anche quella viene giù dritta. In questo caso, mentre qui accendete vi parte il desktop classico, in quelle distribuzioni specializzate, in particolare quelle per il media center, vi parte dritto il media center, come se fosse un qualcosa che avete comprato al Media World e attaccato alla TV. Ne ho messa un'altra giusto per sfizio, che è quella specializzata per far girare il centralino VoIP, diciamo così, Asterix, quindi attaccate, accendete e avete immediatamente disponibile un centralino VoIP. Questa è la schermata che poi andremo a vedere, perché io ho fatto solo l'installazione ma non la configurazione di Raspbian, così la vediamo assieme, vediamo un attimino che cosa succede. Poi funziona sempre quello. Quando voi fate partire l'Aspian, cioè la distribuzione basata su Debian, che se devo essere sincero è quello che vi consiglio di utilizzare per uso generico, parte automaticamente RaspConfig. Questo mi serve per configurare in maniera basilare, diciamo, la piattaforma. La prima cosa che va fatta è quella di espandere il file system in modo da occupare tutta l'SD card, perché l'installazione si prende i primi 2 giga, il resto lo lascia non partizionato, perché 2 giga sono il minimo di cui si parlava prima. Se uno ha una scheda da 4, da 8, da 16 e via discorrendo, fa ovviamente l'expand del sistema, del file system. Sistemare l'overscan per i video, configurare la tastiera, vedete, italiana, turca, tibetana, cambiare la password, che non si sa mai, cambiare il locale, la time zone, eccetera, eccetera. Queste sono configurazioni, diciamo, basilari. Quello che invece è più specifico della nostra piattaforma è in particolare il primo, questa voce qui, il memory split. Perché? Perché essendo tutto in un chip integrato,
non vi è distinzione fra memoria RAM e memoria video. Il sistema vi chiede, ok, tu hai 512 MB di RAM, quanta RAM vuoi dedicare al video, quanta RAM vuoi dedicare al sistema? Ovviamente qui dipende dall'utilizzo che andrete a fare la piattaforma. Se pensate di utilizzarla come serverino di casa, è inutile mettere 256 MB di RAM alla scheda video. Spostate tutto, o quasi tutta la RAM ovviamente, a disposizione del sistema. Viceversa, se pensate di utilizzarla come media player, l'opzione classica è 50-50, quindi 256 al sistema, 256 al video. Qui c'è la bellissima voce overclock, dai 700 MHz potete salire fino a GHz, il primo step arriva a 800 se non ricordo male, dall'800 in su viene fatto anche un overvolt, quindi viene portata più tensione alla scheda. Detto questo, caratteri cubitali sono fatti vostri. Okay. Far partire o meno ovviamente il server SSH, ovviamente se far partire o meno l'ambiente desktop, oppure devo fare lo StartX a seconda di quello che mi interessa. E poi c'è l'auto-update per scaricare l'aggiornamento del sistema di configurazione. È abbastanza, diciamo così, se io vado fuori parametro, esempio, memory split, io non so niente, ne so poco, e dico, boh, voglio un mega per la memoria video e basta, perché mi va bene così. Però dico, abilito il desktop, magari un mega è troppo poco. Il Raspberry mi dice, guarda che magari con questa quantità di memoria... No, lui non dice nulla. Quando faccio il memory split, lui mi dà delle indicazioni. Cioè, i blocchi sono 16, 32, 64, 128, 256. Okay, se te ci metti roba tua, sono a fare i blocchi. Che non posso mettere tipo 10 mega di RAM, no, 8, 16... Sono 8, 16, 32, i multipli sono okay, sempre quelli. Poi sinceramente non ho mai provato a metterci 7.3 per vedere se partiva oppure no. Ma no, la domanda è che magari appunto uno si mette lì, prova e dopo... E dopo non funziona niente. Sicuramente non funziona niente. Ma e si può intervenire anche dopo l'installazione su questi casi? Ah sì, tutte poi... Allora, la cosa bella, secondo me, di una piattaforma del genere, è che basandosi su un SD e usando un file system normale, se non mi parte, tutto questo è un classico stile Unix in un file di testo. Alle brutte non mi parte più, stacco la SD, la infilo nel portatilino, monto la partizione, modifico il file di testo, salvo. Dov'è il file di testo? È in boot qualcosa. È tipo task shell questo qua praticamente. Quello che questo è ancora prima. Ah, ok. Via SSH comunque riesco ad accedere. Sì, ovviamente se sbaglio qualcosa di brutto magari non mi fa il boot, quindi con SSH non ci arrivo. Anche sulla carta del video, sì. Può essere, sì. Non... sì. Di solito cerco di non fare danni, non mi sono mai messo a provare a fare danni per vedere come uscirne. Però direi che la soluzione è ovviamente sempre quella. Questo devo dire è un grande vantaggio di questi dispositivi basati su SD, cosa a cui uno non pensa, ma se succede con un PC e non ti fa il boot eccetera eccetera, devi aprirlo, staccare il disco, attaccartelo eccetera eccetera, qui lo sfili, lo infili, e ovviamente il lavoro che prima era di mezz'ora, qui lo fai in 5 secondi. Però non hai in quel caso lì, se tu monti la SD, vedi quel file di cui parlavi tu, poi vedi l'immagine del disco, perché viene montato un file boot. Sì, però tu ovviamente quello che ti DSSH interessa non lo vedi. Scusa? DSSH, il file di configurazione mi pare che tu non lo vedi. Sì, no, DSSH lo vedi. Sì. Sono quasi certo, anzi sono abbastanza certo, anche perché a sistema partito io ci lavoro su quel file lì, quindi ce lo devo vedere. Viceversa posso non vedere il sistema se lo infilo con la chiavetta. Però, come dire, la partizione di boot, per capirci, per dare una terminologia che è quella dei sistemi x86, la si vede profilo. Questo è come vi si presenta l'ambiente desktop. Non è nulla di sconvolgente, è ovviamente un LXDE, per chi lo conosce, che è un ambiente desktop probabilmente il più leggero che in questo momento abbiamo a disposizione, pur mantenendo una certa omogeneità
proprio come ambiente. Dunque, c'è pochissima roba, non ci sono gli open office, i picchi, ovviamente quelli non è pensato da facile quello, però c'è il minimo, come dire, indispensabile per far funzionare, in particolare il configuratore del wifi, così non è che uno deve impazzire con una UP assistant a manina, c'è il suo bel configuratore e via. Cosa interessante, c'è Midori come browser web, che inizia ad essere abbastanza interessante, e proprio per quello di cui dicevo all'inizio, non c'è nessun open office, ma ci sono un sacco di tool di sviluppo in Python. Python è la piattaforma di riferimento per fare sviluppo su Raspberry Pi. Ma non c'è nessun office, non ce ne va niente su nessuno? No, se ne vanno su, ad esempio quello utilizzato di default potrebbe essere AbiWord, numeriche che sono molto più leggeri dell'equivalente Open Office, quindi Open Office. Di sì, apt-get install. Sì, sì. Non ci sono Office perché non sono per l'architettura ARM ancora? No, ci sono preinstallati. Ah, però poi ci sono se non te li stadi a mano, quindi non ci sono, perché qua è presente. A questo punto voi avete una Debian liscia e pulita, quindi anche il repository. Esatto, i repository sono quelli di Raspberry Pi, sono i suoi, perché ovviamente non tutti i pacchetti sono stati portati per la piattaforma, però via, insomma, direi che c'è più o meno tutto l'essenziale. Faccio un attimo un passo indietro, perché si stava appunto parlando un attimo di sistemi di sviluppo. Se per caso sviluppate in Java e avete degli applicativi Java che potete far girare sopra, c'è una versione diversa di Raspbian, perché non ricordo che cosa ha di strano Java. Non funziona come sempre, ma non funziona ancora meno sulla versione normale. Eccolo qua. Piccola chiosa sullo sviluppo. Questo che ho riportato qua non si vede, ma questo blocco qui è effettivamente del codice Python che si interfaccia con l'interfaccia GPIO di Raspberry Pi. Quindi questo è effettivamente del codice funzionante, inizia qua e finisce qua. Sarà una delle cose più. Fare la stessa cosa in C o in C++ sarebbe stato il solito delirio. Qui viene tutto già bello pronto. Nessuno ovviamente vi vieta di fregarvene del fatto che Python sia il linguaggio di sviluppo predefinito. Preferite il PHP, apt-get install PHP e vi portate via quello. La scelta ovviamente è sempre in pieno stile open source, data all'utente. Questo invece è un progetto abbastanza interessante, purtroppo non mi sono preso degli esempi, se no era anche carino, non si può vedere. Questo si chiama Scratch ed è dedicato essenzialmente ai bambini in età quasi prescolare, direi, cioè dai 4-5 anni fino ai 10-12, quando forse possono anche iniziare a lavorare un po' di più. Questo vi consente di comporre delle animazioni e delle interazioni con degli sprite, cioè con delle figure, componendo dei blocchetti. Quindi del tipo, muovi il gattino di 10 passi a destra, poi se l'utente preme la barra di spazio, fagli fare il salto. E via discorrendo, sempre più sofisticato. Sul sito di riferimento della Fondazione di Raspberry Pi, ovviamente, ci sono blog quotidiani sui giochi realizzati dai bimbi di 4, 7, 8 anni. Con questo prodottino qua. Quindi questo è il motivo principale che ha spinto a prenderlo. Questo è perché questo riesco a farlo. Fino a qua ci arrivo, oltre poi alle mie capacità. Questo ricorda un po', sempre per chi davvero ha ormai la mia età, la logica che stava dietro il logo, cioè il logo come linguaggio di programmazione che si insegnava ai ragazzi. Questo è molto più bellino. Chi ha mai visto i Lego Mindstorm hanno una cosa del genere per i ragazzi. Io invece no, quindi Lego Mindstorm c'è scritto il codice. E poi scusate, c'è quella roba lì,
Quello è il, Paolo dovrebbe saperlo molto bene, è il toolkit di sviluppo per Arduino, di cui è stato fatto un porting anche per Raspberry Pi. Poi vedremo un attimino queste due piattaforme. E poi, in capo alla posta. Allora, molto spesso si dice, ah, ma perché Raspberry Pi e non Arduino? Per chi non lo sapesse, Arduino è una piattaforma, dal punto di vista filosofico, se vogliamo, molto simile a Raspberry Pi, ma invece che spostata verso l'informatica, verso lo sviluppo, verso l'interfaccia utente, è più a basso livello, verso l'elettronica, verso la gestione ovviamente di sistemi di quel tipo. Più che due progetti concorrenti, sono effettivamente due progetti complementari. Nessuno ci vieta di utilizzare Arduino per la parte più a basso livello, controllata da un software che gira invece su Raspberry Pi. Ci sono ovviamente delle librerie che ci consentono, delle librerie e delle schede che ci consentono effettivamente di agganciare fisicamente, diciamo, le due piattaforme. Un appunto si chiama proprio ponte e quindi ci consente proprio di giocare in questo modo. Questa come presentazione. Adesso vi dico come la uso io, essenzialmente. Il primo, purtroppo quelli del Lug lo sanno perché gli ho fatto una testa tanta, io sono un astrofilo e quindi immediatamente posso controllarci i miei aggeggini standomene bene al caldo e lasciando il telescopio a meno 4, così evito di pigliarmi al freddo tutte le volte. Si può fare. Si può fare perché? Perché per i sistemi GNU Linux esiste un protocollo che si chiama appunto Indy, che consente di pilotare alcuni, non tutti ahimè, dispositivi di uso astronomico, quindi le montature, camere digitali, fare tutta una serie di operazioni più o meno complicate per l'inseguimento degli oggetti e così via. Il sistema Indy lavora in un classico sistema client-server. Il server lo si installa su Raspberry Pi, a una porta USB si aggancia la montatura o la camera o quello che volete voi, o quello che serve in generale. Se avete più dispositivi, avete l'hub alimentato che avete costato prima 80 euro perché avete detto lo prendo fighetto perché mi ha detto di prendere un fighetto. E ovviamente il tutto controllato invece da un PC remoto, bello al cartuccio. Autopromozione, per chi ne vuole sapere di più, talk apposito a maggio, non mi ricordo quando lo terremo. Fai meglio, l'ultimo. L'ultimo? Quando è? 13 giugno. 13 col caldo, che quindi insomma dobbiamo anche vedere di pensare. Di farlo di fa. È un 13 giugno è anche il periodo migliore per le stelle di San Lorenzo. Agosto. E poi magari si può fare una serata esterna. Marco però ti no, vuole porti te perché metti il telescopio in cavallo e le controlli là. Wow. Però potrebbe essere finto. Ma c'è Paolo o c'è Paolo che è a cavallo da scientifica. Allora, un'altra cosa che si può fare è ovviamente utilizzarlo come emulatore delle vecchie piattaforme di videogioco. Si è capito che sono un bambino. E quindi ovviamente con quella lì o come effettivamente lo utilizzo molto io, come media center, e poi vedremo l'applicativo effettivamente, oppure, perché no, utilizzarlo come server o firewall della nostra rete domestica. Come firewall è un po' scomodo perché prendo una LAN sola, così, però se la LAN l'attacco al router e erogo, diciamo, il segnale wifi attraverso una scheda, posso già divertirmi. L'alternativa è usarlo proprio come file server di rete. Attacco, utilizzare la scheda SD interna, magari anche no, però posso attaccarci un disco USB da 2,5 pollici, erogare il contenuto del disco via Samba, via NFS, quando non mi serve stacco la Raspberry Pi, mi porto via il disco e comunque i miei dati ce li ho sul disco. Quindi alla fine posso trovare anche una soluzione di questo genere. Sostanzialmente tutto quello che potete fare con un PC, diciamo, potevate fare con un PC di inizio anni 2000, la potenza di calcolo è quella, non è che si vada molto lontano. Molto meno sono andati sulla Luna.
con molto meno sono andati sulla Luna, esatto. E ho sospetto che con più o meno la stessa cosa siano su Marte, quindi. Qui invece ci sono un po' di progetti più o meno bislacchi trovati online. C'è poi un sito finale molto interessante in cui vengono raccolti quasi tutti. Questa è la bacchettina magica, non so se l'avete mai vista, ma si tratta di una serie di LED controllati. Uno muove la penna così e per effetto anche della latenza, diciamo, della retina, non si vede passare ovviamente la scritta vera e propria. Di questi sulle bacchette magiche ne trovate online in quanti volete. Qui purtroppo non si vede, almeno vederlo da qua. Una Raspberry Pi che pilota uno xilofono, per cui ci si diverte anche così. No, perché non. Questo è il mio preferito, al solito. Questo è un robottino fatto con i Lego Master controllato da un Raspberry Pi. Scusate, ma questa sera avevo un altro direttivo. E poi questo c'era veramente uno spettacolo. Questo è effettivamente un cluster di Raspberry Pi. Trovate tutte le istruzioni PDF e i shot ai link che avete qui. Quale sia la potenza di calcolo complessiva non lo so, però dal punto di vista didattico è un progetto affascinante. Cioè l'idea di prendere 2-3 PC e metterli in rete è diverso da averne 25 nello stesso spazio, quindi devo far comunicare 25 macchine, è un po' diverso. Il fatto che la macchina non mi costi 300 euro ma me ne costi 30 mi consente di fare questo salto di qualità. Esiste una distribuzione apposita per fare il cluster o è... Sinceramente non ricordo cosa l'abbiano fatto, ma in realtà i tool esistono indipendentemente dalla distribuzione utilizzata. Questo è un altro progetto che a me piace tantissimo. Questi sono palloni sonda, arrivano alla stratosfera, quindi a quasi 20 km di quota. In questa scatola bizzarra di polistirolo c'è il Raspberry Pi che controlla tutte le sonde atmosferiche. C'è l'esatto, identico progetto fatto con Arduino, papà e papà. Quindi di nuovo abbiamo questa sovrapposizione di possibilità. Questo invece è quello che interessa a tutti i membri del LUG. Chi c'era ovviamente all'università l'ha visto, è il birrificio controllato da Arduino e Raspberry Pi. Di nuovo la copiata vincente. In braccio alla mente, esatto. Quello di cui vi accennavo prima, ovviamente, cioè Asterix. E questo è il sito di cui vi parlavo. Qui vengono catalogati, non tutti, ma insomma moltissimi progetti, moltissime YouTube, guide, tutorial, eccetera, eccetera, riguardanti per l'appunto la piattaforma. Scusa, il materiale delle slide, dove si sarà sul sito, sì. In realtà queste sono gran parte le stesse che erano state fatte a Linux Day, il materiale che c'è già online, quello di Linux Day. Sì. Per cui poi ci sarà uguale. Disponibile sul sempre sito. Comunque sul nostro sito, sul sito della... dove si va a vedere il sito precedente, si va a finire nel nostro sito wiki. Prima avevamo un sito wiki, mentre adesso abbiamo un sito appoggiato su una macchina virtuale di Stefano, con una Debian che tiene. Perché io ogni giorno ci carico sopra roba in più. Poi intanto vedete la sposta e tu non funziona più niente. No, è che in realtà siccome in ditta stiamo facendo manutenzione, no? Ogni tanto lo sposto e poi mi dice ma non funziona più niente, perché da tutt'altra parte rispetto a prima e mi dimentico questa. Questa non depone a mio favore come amministratore. Ma è per tenerci attenti. Noi lo spacciamo come eccessiva richiesta da parte degli utenti. Esatto. Comunque da quando hai adottato quel sistema lì il numero di visite sono salite. Vero?
Eh sì, perché vanno a controllare se è giù. Se è giù. Bene, allora, chiudo il discorso e poi vi faccio vedere ovviamente la Maradà. È un progetto comunque ancora abbastanza giovane, ha un anno di vita, direi che ormai la piattaforma è stabile. Autunno dell'anno scorso o l'estate scorsa era molto più complicato. Adesso devo dire funziona tutto senza colpo ferire. Mi auguro che tutte le magagnette legate all'hardware, all'alimentazione di cui si parlava prima, siano effettivamente risolte. I miei alimentatori sono quelli dell'anno scorso, quindi non mi so dire se quelle nuove. Ci sono ancora alcuni problemini, cioè ad esempio la possibilità di sfruttare al massimo l'hardware non è ancora perfetta. Banalmente, se usate una distribuzione generica, non tutti i media player sono in grado di decodificare in hardware i filmati in Full HD. Quindi non è che se lancio VLC quella posso vedere un Blu-ray, insomma. C'è il suo playerino ottimizzato meglio di comando, che non è un bellissimo. Ovviamente se usate poi invece una piattaforma dedicata, è molto prima. Quello che vi dicevo prima, c'è ancora qualche problema di compatibilità più a livello, mi viene da dire, elettrico che software su USB e Wi-Fi, dato proprio dal fatto che ci sono alcune schede che succhiano più corrente rispetto ad altre, e quindi il problema è riguardante l'alimentazione. È un progetto che comunque va avanti molto bene, è guidato molto bene, è ovviamente con un'ottica, come dicevo prima, dedicata alla didattica, quindi se non vi funziona il 3D sul giochino Pinco Pallo ha una priorità minore del fatto che Scratch mi schianti, perché questo è pensato per i bimbi, quindi devo entrare un po' anche in quel tipo di ottica. Cioè, chi lo produce? C'è una fondazione che lo produce, viene prodotto interamente in Inghilterra adesso, sulle fabbriche della Sony, se non ricordo male, e c'è una fondazione Raspberry che si occupa di gestire tutto lo sviluppo. Non c'è un'azienda, quindi credo che rientrino giusto dei costi per chi gli interessa ovviamente la diffusione della piattaforma in quanto tale. Qui vroom, vagonata di link, ma vi scaricate il PDF e ci cliccate sopra. E tutto questo, fine. Domande? Sì. Hanno fatto prove per le LTST o virtualizzazioni? Allora, virtualizzazioni? No, virtualizzazione nel senso come il sistema come LTSP, come di client. Sì, no, ovvio, virtualizzazione. È un po' parastella. Lui si collega al server e tramite Raspberry fai andare la macchina. Tecnicamente non c'è nessun problema, non mi ricordo di aver visto dei prodotti specifici, cioè un'immagine ST in cui fai il boot da quella e automaticamente si fa tutto il giochino. Detto questo, però, non vedo controindicazioni, anzi, mi pare un progetto assolutamente non solo alla portata, ma probabilmente c'è questa cosa. Sì, più la rete SP aveva problemi con alcune architetture. E non so se non ti so dire, perché è un ambito che non ho guardato, però mi parrebbe strano che nessuno ci abbia pensato. Sì, perché direi che è un po' la morte sua una cosa del genere, che poter gestire un parco macchine magari di un laboratorio di informatica con dei thin client da 30 euro e insomma sgravano un poco, che sia le scuole, gli studi di formazione, sì. Male. Alla fine non vuol dire se ha un client Linux o un client praticamente. Dipende client se è molto meno. In realtà la LTSP ha un drive, cioè il drive, diciamo un'infrastruttura che gira su una piattaforma ARM, che non è detto che ci sia ovviamente. Questo non l'ho visto e non vi so dire. Le brutte, uno fa un SSH-X esporta il display, ma non è proprio la soluzione ottimale. Come la distribuzione segue qualche ciclo di rilascio? Allora, ora è allineata con Wheezy,
qui è la Debian 7 per capirci. Immagino che seguirà il ciclo di sviluppo di Debian abbastanza, abbastanza pari passo. E come desktop manager? La XD. Scusa, come Windows manager? Quello di XD. XDM. Allora, di suo come display manager non ha niente. Parte senza fare chiedere login e niente. Probabilmente la scelta migliore se lo vuoi usare è usare XDM perché è una roba più leggera che c'è. C'erano anche Slim, Slim, quelle cose lì. Quali sono le soluzioni da utilizzare? Tenete sempre presente che avete al massimo 450 MB di RAM, okay? Perché almeno una sessantina scheda video, se no i 1024x768 ve li scordate, quindi ovviamente serve un po' di RAM in più. Quindi Unity non è suggerito. Unity non è suggerito, no. Chissà, forse con Mir poi ho qualche dubbio. Ma attualmente i tempi di attesa per l'acquisto sono come prima? No, no, adesso li trovate su, come si diceva prima, anche su Amazon, quindi in tre giorni l'avete a casa. Infatti Amazon sta bombardando la parte Twitter proprio su, sulla disponibilità di acquisto easy, proprio dicono, di questo prodotto qua. In queste settimane qua sta passando molto frequentemente. Anche i bundle su Aleco, Friuli, Aleco. Sì, ormai ci sono ovunque, quindi i problemi di approvvigionamento che c'erano l'anno scorso sono fortunatamente più che risolti. E l'Aleco non vende l'alimentatore. È vero. Ci sono stati casi di tarocchi che girano, di cose strane. Allora, i tarocchi no, non è un progetto originalissimo. Di questo tipo di piattaforma ce ne sono una marea. No, di solito quando un fenomeno diventa di massa, nascono tutte le serie, ce ne sono veramente strane. Alcune anche partite prima. Alcuni basati su architettura x86. Quindi più, se vogliamo, semplice da gestire rispetto all'ARM per chi è abituato. Con un PC normale. Ultimamente Aria, mi sembra che si chiama. Non lo so, cioè, sono. Se fate una ricerca Raspberry la Raspberry clone. Sì, Raspberry clone vola via di PC, sempre, però è privo di tutte le periferiche che ha. Solo il cipone. Dal punto di vista alimentazione, cioè la capacità del sistema, c'è un, come dire, un degrado dell'alimentazione, quindi un picco verso il basso. Se l'alimentatore non riesce a sopperire con il sapore di tutto quello che c'è dentro, ha capacità di ripartire, cioè, no, o si blocca, la macchina si blocca e questo è il punto, stacchi, non c'è watchdog che software o hardware che non c'è, questo non, per certe applicazioni è un no per certe applicazioni ovviamente ma ovviamente è questo tipo di applicazione è più industriale, chiamiamolo così, quindi è un po' fuori target. L'importante è conoscere l'importante è sempre conoscere i limiti della, sì, della piattaforma. Quindi se va giù dal punto di vista software, elettrico, la piattaforma frizza e stacco e riattacco. Paradossalmente è possibile modificare anche a livello hardware, cioè per dire, per sopperire, come diceva il signore qui, all'alimentazione, posso metterci, che ne so, una batteria? Allora, funziona a 5 volt. Quindi se tu vuoi alimentarlo con un pacco di batterie stilo, diciamo fare tipo portatile o tipo gruppo di continuità, voglio dire, allora con l'altro lug, il Carnia lug, con una delle dei progetti che volevamo portare avanti era proprio di utilizzarlo come piattaforma mobile di rilevazione di segnali wireless. Questo lo puoi fare solo se lo alimenti a batterie, quindi l'idea è un pacco batterie, non dico gli ioni di litio, parlo proprio di batterie stilo Duracell, attacchi e vai. È chiaro che un circuito batteria piombo, uno stabilizzatore di quelli seri, no? Alimentato 5,001, no? Un inverter tipo quelli che si usano per le macchine, sì, quelli là è la cosa peggiore per ottenere degli spike bellissimi che ti entrano, no, ciò chiedo io,
come Nintendo, no, dice. Dovresti curare, come diceva Stefano, in maniera eccellente il circuito interno, il segnale, tutto quanto. Sì, esatto. No? Quindi lui dice, con un sistema qua con batterie non puoi sbagliare, è un sistema in continua, nasce in continua, l'unica cosa che puoi avere è una curva di degrado, che se hai un po' di tecnologia a casa, ti fai la curva di degrado con un miliwatt digitale, vedi in quanto tempo in base al consumo di degrado. Credo che sia abbastanza stabile. Ma per dire, se tu adoperi un sistema con una batteria, diciamo, di modeste dimensioni e un buon circuito di stabilizzazione a 5 volt, no? Che può essere un circuito switching o tutto quello che ti pare, no? Che però ti fornisce un'ottima e filtrata tensione di uscita, Arduino, cioè, praticamente se ne starà là finché riceve la sua alimentazione corretta e ha tutto quanto il suo consumo, diciamo, sulla linea sotto, quindi tutti i circuiti USB, tutta quanta la parte LAN, eccetera, finché lui ha la tensione esatta sull'ingresso non morirà mai, a meno che non ci sia qualche altro problema. Ecco. Perché come diceva Stefano, l'overclocking, sappiamo benissimo che qualsiasi microcontrollore, qualsiasi computer, andando in overclock comunque lavora di più, lavoro uguale temperatura. Quindi se io lo soffoco e mando in overclock a 1 giga costante perché deve farmi un lavoro importante, lui sicuramente dovrà dissipare. D'accordo. Comunque, ripeto, io lo alimentavo dalla presa USB del NAS, che non è che sia proprio la cosa più bella e stabile del mondo. Già. Però, teneva botta, insomma. Ovviamente l'ho usato come serverino di rete. Quindi tutta la parte video, che poi è quella che fa carico, e la parte CPU era ridotta veramente ai minimi termini. Alimentavo l'USB, fine. Cioè, l'unica cosa che mi facevo. E la LAN, ecco. E l'unica cosa. Lo sei usato come web server? Sei molta pazienza. Se vuoi ti metto sul sito del Lug e vediamo come va. Magari va meglio. Perché è molta pazienza? Che ovviamente è un 700 MHz, è un altro, quindi no, nel senso, tenete presente come erano i siti web nel 2000? Quelli più vanno molto veloci. Se ci pensi di installare su WordPress con tutti i plugin, fanno che ha bisogno. Ovviamente ha dei limiti. Ha dei limiti. Certo, sono imposti sia dall'hardware, no? Ovviamente, però una cosa base. Però se lo vuoi usare, ad esempio, perché ti serve un web server in casa per pasticciare e fare due prove, esatto. È la morte sua. Un server mail? Un server mail, cioè ma comunque su bassi carichi, ma ci puoi ficcare su quello che vuoi, ovviamente. È chiaro che non è in grado, cioè se gli chiedi di fare, che ne so io, la classica galleria di immagini e gli butti su i RAW della macchina fotografica, fai i comprimiti e come dire, però insomma dei limiti dell'architettura, ricordatevi, quello che avete se usate Raspbian è una Debian liscia, quindi quello che potete fare con un apt-get install, dopodiché le performance sono quelle dell'hardware, ovviamente quello non c'è dubbio, però un serverino web non c'è, insomma se gira su un app che ha un terzo della velocità di carico di quello, non vedo perché non debba girare. Spodetto. Tanto abbiamo finito. Perché soltanto con la botta è partita la vento del raffreddamento, non prima. Perché lì è una sovratemperatura. Ah sì, è vero. Sì. Bene, dai. Voglio dire, c'era un po' di polvere che aveva bloccato la vento, adesso si è sbloccata. Con la batteria nuova. La lampadina nuova. Conviene capire. Diciamo che si raffreddi e perché tanto scaldare non scalda più. Vabbè, ma non scalda. Costa meno cambiare tutto. Sull'osservatorio, cioè è stata la stessa cosa, abbiamo cambiato tutto il proiettore. Alla fine costava meno, cioè costava un po', non meno, ma costava tipo 200 euro la lampada e 250 per il proiettore nuovo. Il proiettore già 3-4 anni. Dopo non è aperto per 10. Sì. Bene. Passiamo dalla lampada subito. Tutto ciò che attacchi a Raspberry salta stasera?
Ve lo posso narrare a voce? Allora, vediamo un attimino intanto se funziona. Punto primo, mi sono dimenticato il telecomando. Qui cosa dice? Buono, dice niente. Ecco, adesso è blu. HDMI 2. Ok. Facciamo pubblicità all'LG sicuro. No, eccolo qua. In realtà funzionava tutto all'inizio, era per creare un po' di sasso. Era un po' di sasso. Allora, spero che si veda qualcosa. C'è tanto almeno danno una spazzola, non l'ho pulita prima di farlo vedere. Adesso. Si vede una. Metti in mezzo così. Fai stai. Però si vede poco e nulla, ma questo è il configuratore di cui si parlava prima. Allora, espansione della partizione, bla bla bla, e lui l'ha portata ad occupare tutto lo spazio su disco. Ovviamente non c'è swap perché lavora tutto in. Tu sei 1000 full HD. Qui deve poi rifare il sync con il coso, quindi è un po' strappio. Però lo overscan ci pigliamo 2 ore. Diciamo, facciamo finta che abbiamo cambiato password e impostato il locale, se no non usciamo, stiamo qua fin domani. E questo è il memory split di cui si diceva prima. Qua vi dice deve essere 16, 32, 64, 128, 256. A parte che è il G. A seconda di quello che volete voi. Predefinito vi dà un bel 64 che è do coglio coglio, però se voglio far partire un desktop, quindi quantomeno avere un mouse e una risoluzione accettabile, 64 MB di RAM sono il minimo sindacale sostanzialmente. Blip. È lo 164? Sì, sì, è lo 164. Beh, se vuoi non cambia. Certo, cioè, no, scrivere con questo cosino qui. Per vedere se funziona la tastiera. Ah, no, era costosissima tastiera. La 64. Non vorrei dire la sciccheria, è anche retroilluminata. L'Apple qui ha trovato un concorrente. Dopodiché, l'altra voce interessante, le altre come dicevo prima sono per la configurazione della tastiera, sono la parte di overclock, con l'avvisino sono cavoli tuoi, e qui vi fa scegliere fra le possibili alternative. La prima è 700 MHz per la CPU e 250 per il core e 400 per la RAM. E quella è quella di default. E questa è quella di default. Quella sotto vai a 800 MHz lasciando invariata RAM e scheda video. Dopodiché qua hai degli overvolt, quindi devi fornire più tensione, e qui dipende ovviamente dalla alimentazione, e quindi lo lasciamo così.
Tutti consigliano, ovviamente, se salite di frequenza, di aggiungere il dissipatorino al, al chip. Questo è abbastanza, abbastanza ovvio, insomma. Bla bla bla, far partire o meno SSH, consiglio di fare sempre partire SSH, così un accesso ve lo garantite. Parte automaticamente la scheda di rete come in DHCP, quindi si ciuccia l'indirizzo IP della RAM. E ovviamente il selettore di boot, se far partire o meno il desktop. Noi facciamo sì, così vediamo partire anche il desktop. Dopodiché diciamo che abbiamo finito. Plof. Puoi fare il reboot, fai anche il reboot. Scusa, poi c'è il zoom. Sì. Scheda di rete fa anche boot da rete, sì. È fisse? No. Ah no. Per cui torniamo al discorso prima di LXDE, di LTSP, che quindi non lo puoi fare. E quindi... ti serve fare il boot della scheda. Beh, ci sistema può minimale, fare. Poi ti risulta che HFS. Già faccio le prove, addirittura con un flop. Sì, sì, non è importante. Era un micro boot che chiama, sì, sì, la scheda. Chiama la scheda che fa. Quello è abbastanza, abbastanza ovvio. Però, ecco, ti serve il... vuol dire l'imboccata per farla partire il floppy, e voilà, dice sono fermo. E questo è ovviamente il desktop nudo e crudo come si presenta, e con l'aggiunta, qui non c'è rete, effettivamente forse potevamo pensare a un wireless aperto, Raspberry Pi, ormai come qualsiasi piattaforma, ha il suo store. Che se no pare brutto che uno non abbia uno store, non si capisce bene perché, ma in realtà sono ovviamente una vetrina per presentare software ottimizzati piuttosto che manuali, piuttosto che guide, eccetera eccetera. Non è lo store alla Apple o alla Google Play, insomma, per capirci. E giusto per farvelo vedere, questo è Scratch. Scusate, ma ho il dito più grande di tutta la tastiera. Come si diceva prima, io posso trascinare il mio gatto, fargli fare una rotazione e via discorrendo. Scusate, non sto vedendo quello che faccio, quindi in realtà diventa un po' complicato, ma non c'è un parete. Il risultato ovviamente è che il gattino interagisce, si sposta sullo schermo, a seconda di quello che gli diciamo di fare. Questi sono i movimenti, poi ci sono ovviamente i controlli, il fatto che puoi cambiare gli sprite, quindi hai tutto un set di personaggi predefiniti, e ovviamente poi ci sono i controlli. Questo è il controllo? Sì. Okay. Quindi se preme lo spazio piuttosto che il controllo, allora giralo a destra piuttosto che giralo a sinistra e discorrendo. Questo, come dicevo, consente ai ragazzi, tipicamente delle elementari fino diciamo, alle medie, di iniziare a pensare in maniera, diciamo, algoritmica, quindi come un flowchart di un tempo. Il risultato è esportabile in... Il risultato viene salvato con un filettino suo, e se non ricordo male tu lo puoi importare, lanciare e parte come se fosse come un player. Se vuoi wireless, diciamo. No, vabbè, lo stesso. Infatti non vedo un piffero. E ovviamente qua avete il classico menu con le varie opzioni che io non riesco a leggere perché fino a lì non ci vedo. Ma come risoluzione hai solo, cioè per vedere più grande, hai qualche tecnologia? Gli occhiali. Monitor più grande. No, allora lui prende ovviamente la risoluzione massima in automatico, come fanno tutti i display X. E l'XDE, devo dire, come ambiente grafico non lo conosco, ma suppongo ci sia da qualche parte il ingrandisci caratteri, dov'è il pannello di preferenze?
E tu che ce vedi da qua? Io vedo. Ci vedo senza usare anch'io. No. Controlla il look. Monitor settings. Vabbè, uguale. No, se lo sapevi, se no, ma se sapevi già. Per la domanda. Ah, no, c'era il monitor. Vabbè, credevo che magari fosse una cosa che era in primo piano, tipo, tra virgolette, dai primi 10 bottoni che potresti cliccare, perché se usi la divano, tipicamente, pensando che è attaccato alla TV e che è una distribuzione comunque. Ma è una prima configurazione. No, questa una volta che hai configurato sei a posto. Una volta che lo configuri, decidi che vuoi font grande 18 minimo. Fine, insomma. Poi comunque la versione Media Center avrai. No, poi vediamo se quella ovviamente farai girare l'XBMC. No? XBMC. Questa diciamo è la versione desktop, sì. Cioè proprio generica fino al Windows Senior. E ovviamente applicativo che va per la maggiore è sempre il terminale. Il kernel è ottimizzato sull'hardware o è comunque un kernel generico? No, questo è suo. È proprio ottimizzato per quello. E quindi qua ovviamente vi ricordo è una Debian, da qui vi scaricate tutti i pacchetti che sono previsti. Magari fate una etichetta, sta il pinco pallo, vi dice che il pacchetto non c'è perché probabilmente non è mai stato fatto il buono. Nessuno vi vieta, come ho fatto io in alcuni casi, di far puntare il Deb SRC alla distribuzione Debian normale, scaricarsi i sorgenti e ricompilarsi. Quello si può fare ovviamente senza problemi. Che tu sappia, Perl gira bene o ancora fastidi? Domanda cattiva. No, un ambiente pensato per Python, tu chiedi il Perl, è un'offesa per le applicazioni che sì, è passato. Essendo pensato per Python, probabilmente è un po' più indietro. Nel senso che in realtà, credo che ci siano essenziali differenze, perché una volta che è stato ricompilato l'interprete Perl, no, non vedo particolari problemi, però non ti posso dare certezza. L'unica è se vuoi te ne prendi una, fai due prove sul Cobol come andiamo. Non lo so, però il Clipper è ancora qualcosa di Fortran. Eh no, Fortran è tutto floating point, quindi ok, questo appunto per quanto riguarda diciamo la distribuzione generica. L'unica cosa che appunto volevo far vedere è il configuratore iniziale, perché magari all'inizio uno viene un attimo spaesato perché mi spara delle cose video che non conosco. Dove lo spegni qua? Si vede che non lo uso come. Essendo tutto su USB, nulla vieta di avere 3-4 SD e di volta in volta fare che punto da quello che ritiene. Che fa lui? Ma guarda, che strano. Sulla stessa SD tenere più sistemi si può? No, perché il bootloader dell'ARM, cioè non c'è un group di quello. Per il costo di un SD si può anche sopportare. Non lo sai. Ditemi se riparte. Ok. Sì. Questa invece è una distribuzione dedicata a fare del media player, quindi fa quello e solo quello. L'altro è il Rasp BMC. Con Rasp BMC io ho trovato qualche problemino, ogni tanto si incrocchiava, non andava proprio benissimo. Questa mi ha dato un po' meno problemi, non mi sono stato a chiedermi perché uno va, l'altro non va. Questo va. Che so chiaro. Già mi devo chiedere perché il sito del Bug ogni tanto sbarella, eh. Anche il media player che vada o non vada, sopra. XBMC non so chi l'ha visto, in realtà non è specifico della piattaforma, cioè per qualsiasi, per Windows, per Macos, per Linux, quindi per iPhone devi installare. Per iPhone, cioè, la maschera di configurazione che abbiamo visto prima sarebbe stato uguale anche per questo? No, questo parte così come vedete, in questo. Credo quindi di la RAM la decide lui. Qui non solo, non proprio la RAM la decide lui in realtà, perché essendo pensato per lavorare su Raspberry Pi c'è il configuratore anche di questo. Cioè nel senso, siccome hai detto che esistono modelli da 256 e modelli da 512, lui fa prima un cerchio e poi dà la metà o
Allora, lui così parte, ormai le ultime versioni danno per scontato che tu parta, credo, col 256, già cioè col 512. Okay. Però comunque sulle impostazioni di OpenEdit c'è anche la backlog. C'è anche la backlog. Ci sono ovviamente tutte le parti che abbiamo visto prima nel configuratore normale, gestione della rete, service, scritto molto più grande perché questo è pensato per questo tipo di configuratore un po' più accattivante. Esatto. Ovviamente al solito nessuno vi vieta di attaccarvi via SSH e configurarvelo via via. Con una tastiera più decente. Con una tastiera più bella è questa, perché con una tastiera. vediamo se ho messo su anche un paio di video giusto per vedere. Potete capire che poi collegando il mio disco esterno si può gestire anche una videoteca. Cioè... Sì, con XBMC è molto carino perché se gli date in pasto una directory che contiene film, gli dite questa contiene film, lui si aggancia agli MDB, si scarica le copertine, tutto. Sì, quando sono taggati bene. Quando sono taggati bene. Altrimenti vabbè fate come me che passa mezza giornata a dire esatto. No, Dottor Who non è quello degli anni 60, è quello del 2005. Anche DLNA comunque si può attaccarsi a un sia come server che come client. Uno dei film più belli dell'universo. Questi sono sulla schedina, giusto per darvi idea. Un po' come vuole. Quindi film, foto, musica, tutti vengono automaticamente pigliati, taggati, bla 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 bla. Può essere locale alla macchina, può essere un server remoto. Può pescarlo no, dalla rete. Può pescarlo dove c'è un qualcosa che gli fornisca informazioni. No. YouTube no, perché torniamo nel problema che se è in HTML5 è un conto, se è in flash no. Una piccola nota. Sì. Non hai detto cose che subito. L'HDMI ha un protocollo che lavora al contrario del segnale, quindi ritorna indietro in direzione, e Raspberry Pi implementa la lettura di questo protocollo, per cui è possibile controllare XBMC direttamente dal telecomando della televisione. In teoria, non è riuscito a farlo. Sì? Allora poi mi dici come fa? Ed è una cosa molto comoda. Allora, ti evita di avere quel proliferare di telecomandi tipico di quando hai molti motivi. Questa configurazione qua, l'indirizzo IP, se volessi attaccargli la radio, se prendermi l'automatico, sì. E se volessi andarglielo io... Cioè tra le impostazioni c'è cioè statico e uno c'è un interno. Ovviamente internet va. Per lui è... Sì. Beh, ovviamente questa versione qui non è che lancia un browser perché non c'è, ovviamente. Questo è fatto per fare video play. Quindi però, dico che questa versione qui non è prevista la possibilità di andare in chiamata nel media center? No, che io ricordi non c'è. Non c'è una smart TV, ma sono sempre su smart TV, no? Senza gli avviati. Poi niente, non c'è da mai fatto TV, ma... Stavo pensando se c'era... No, siccome alla fine voglio dire, penso che... Però siccome di XBMC ci sono un sacco di plugin, probabilmente c'è anche quello per Gmail, voglio dire. Sì, c'è. Però nel senso, la mia domanda non è che mi interessa andare in intro, ovviamente ce l'ha dopo computer, ma se penso che hanno messo appunto la possibilità di andare in intro nelle televisioni, nei. Ma in questo caso non c'entra Raspberry, c'entra l'XBMC. Sì, esatto, qui tu. No, ok, ma in un sistema che gestisce, voglio dire, che ti permette di fare da media center, soprattutto open. Volevo capire se avevano considerato importante o meno mettere un browser, questo proprio per una curiosità. C'è un browser testuale sul repository dei plugin, però è testuale. E io onestamente ho provato, perché mi interessava navigare sulla TV, ho provato migliaia di volte, ma mi schianta. Sapevo che mi avrebbero chiesto il
La soluzione brutale potrebbe essere usare Raspbian normale, quella che ho visto prima, e installarci XBMC. A quel punto hai tutti e due. Sì, sì, sì. Ovviamente c'è più. C'è ovviamente più hai più strutture. Ti prendi due Raspberry, sì, una sulla HDMI 1 e una sulla HDMI 2. Probabilmente ti costa meno anche il lavoro. Hai letto di qualcuno che abbia fatto esperimenti con i decoder, quelli USB che si collegano sul portale dentro per la digitale terrestre? Allora, so che alcuni ci sono, perché ad esempio per XBMC l'ultima versione lo implementa. Ah, quindi direttamente sulla direttamente su Media Center. Volevo provare con il mio che funzionava da te, ma non funziona più. Cioè, nel senso proprio è rotto su. Ma mi spieghi meglio come funzionerebbe? Io l'ho fatto, se lo fai di ecco. Solo che ho dovuto comprarne uno che era dichiarato come compatibile, c'è una HDL da qualche parte. È molto bello, molto molto bello il sistema, perché ha un backend web-based in cui tu fai la scansione dei canali, tutto quanto, poi si integra perfettamente, ti compare nella voce live e quindi ti fai tutto il cambio di canale, c'è l'EPG, solo che la mia chiavetta da 13 sterline era veramente di basso profilo hard, per cui avevo un cambio canale da mezz'ora e tutti i vari piantamenti. Però in realtà, se gli attacchi un bel tuner di quelli tosti, fai anche USB. Ma l'uscita dell'USB del tuner o deve essere previsto che sia un tuner USB? Ci attacchi l'antenna dall'altra parte. Dall'altra parte ci attacchi l'antenna. Il tuner è USB. Ah, quindi quello che deve essere un computer? Sì, o l'antenna del caso o l'antenna. O l'antenna anche no. Modulino PC che a volte sono un po' più grande. Come se su Skype ti danno per stare terrestre. No, credevo quelli che attacchi la TV io. Addirittura gestisce dual tuner, per cui ti permette di vedere live e registrare da un'altra parte. I connettori audio... Vabbè, l'HDMI sarebbe un po' azzerato, ma il connettore audio può essere usato anche al contrario, per tirare dentro, invece che solo per... È un'uscita stereo. Non si può usare audio, è solo auto. Non ha nessun ingresso audio, quindi il microfono lo puoi attaccare. Esatto. E l'audio USB. Con un hub USB fighetto alimentato, perché... 12 porte con trasformatore. Esatto. Questo direi è se una device supportata con Debian è molto probabile, Debian X86 è molto probabile o non significa nulla? Diciamo che hai il kernel è allineato. Il kernel non è no, questo è suo di lui proprio. Sì, però cos'ha? La 2.6 non so quale sia. Quindi è sfalsato rispetto a. Ha detto che sia il 3.2 o il 3.3 o il 3.5, insomma, questo no. No, vabbè, comunque Debian comunque molto indietro, lui è ancora. Ah sì, 3.2, sì. Qui siamo forse un po' indietro. Qui non ti saprei sinceramente dire dove posizionarlo rispetto a. Quello standard, insomma. Ma possiamo dire se va sulla squeeze siamo. Il problema è sempre che sono architetture diverse, certo. Quindi anche il blocchettone, se è pensato per l'X86, non è che sull'ARM ti va. Però, come dire, se una scheda WiFi è data per compatibile, 9 su 10 fa anche lì, insomma. Sulle schede. Tipo appunto di cui si parlava prima, è probabile che se vai sul siti dove lo vendono hai anche lì quelli consigliati e sai che funzionano. Bisogna prestare un minimo di attenzione, nulla di trascendentale, non è come nel 2000 che cambiare una scheda video sotto Linux era panica, però un po' di attenzione va posta. Esiste anche la possibilità di anticipare in versione unstable o... No, questa si aggiorna per i fatti suoi. Tieni presente, è allineata una Wheezy, quindi ti cambiano 50 mega sotto il naso tutti i giorni.
quando diventerà stabile la Wi-Fi, non so come proseguirà, se si allinerà testing di nuovo. Ah, perché loro sono partiti con la Wizzy, perché loro sono già 2011, partiti con la Wizzy, quindi non c'è mai stato un cambio di release. Credo forse la prima era Squeeze. Su Squeeze. Ma scusa, su Wizzy Center c'è la possibilità, ho già visto da qualche parte su internet, sui siti, perché tu adesso hai fatto la selezione tramite la vestiria, no? Sì. Ma la possibilità di utilizzarlo tramite il telecomando? Sì, come diceva prima, puoi usare il telecomando normale, o se hai nel senso che usi il telecomando della TV? Sì, ok, ma praticamente si mette un preciso. No, la TV riceve e stream il telecomando sull'HDMI. Oppure se hai uno smartphone, ci sono i vari client, iPhone, Android, eccetera, che via Wi-Fi. Come se tu avessi un telecomando. Poi ci sono anche il sistema che dici tu di mettere un decoder per un telecomando per il media center. Il media center poi lo controlli anche di web. Quindi alla fine se hai qualcosa che si attacca via HTTP, il tuo tablettino fa molto figo, devo dire, che è l'utilità del tablet, perché solo è il DVD e vedo il programma mi ha sentito il giorno prima se si può capire la scritta mi ha fatto il booster perché era andato su invece c'era il contrario perché il canale gira la parabola. Beh, se non c'è altro io avrei No, volevo chiederti il nome dell'attrice bionda, ma non so se te lo ricordo. Questa? No, no, no. Ho detto bionda, se per me si tale, sì. Flau Brucker. Flau Brucker è bello, secondo me. Presidente, vuole dire qualcosa? Prossimi appuntamenti? Se c'era qualche approfondimento, qualche domanda particolareggiata, se no gradiremmo appunto che ci compilaste il modulo di feedback in maniera tale che noi dopo raccogliendo i vostri dati riusciamo a migliorare quanto stiamo facendo. A ogni nostro intervento, a ogni nostra serata troverete questo modulo di feedback che permetterà sia al relatore che anche praticamente ai responsabili di queste serate di ottimizzare o addirittura di trovare delle altre argomentazioni che sono state scelte dai partecipanti. Ma al momento stai leggendo su Dice Dito? Cioè, sì, da qualche parte dovevo buttarmi, non sapevo se c'era connettività o meno. Poi lì è... Anche un gestore per la musica e il tagging come per i film? Sì, 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 uguale, sì. Allo stesso modo. Tutta la parte multimediale viene gestita dai XPMG. Per le foto io non l'ho mai in realtà usato, ma per la parte musicale funziona molto bene. Per chiusi qualcos'altro? No, in realtà non ho mai pensato di mettere le foto di primi XPMG. Solo quello. No. È compatibile con iTunes e con l'equivalente di Android, quindi puoi streamare le tue foto e i tuoi video dal mobile direttamente sulla televisione via Wi-Fi. Se vuoi far vedere delle foto a degli amici o foto delle vacanze che hai sul tablet, schiacci il bottoncino e finiscono direttamente nella televisione e fai la presentazione. Bene,